L'inquinamento e il consumo delle risorse ambientali come ricaduta necessaria della civiltà. È l'idea distorta, ma ancora dominante, da superare con urgenza con una nuova prospettiva del rapporto uomo-natura. Non è vero che per combattere la povertà e la fame bisogna accettare la violenza contro la natura. La riflessione di Luca Mercalli. Certamente 50 anni fa c'era da sconfiggere la miseria e in qualche caso perfino la fame. Oggi questi problemi non ci sono più e allora probabilmente abbiamo spazio per una riflessione più ampia e capire che forse dobbiamo cambiare strada, fermarci un attimo prima di essere travolti dal nostro stesso sistema che abbiamo messo in piedi. Credo che sia la consapevolezza che a tutto c'è un limite, non si può crescere continuamente, non si può crescere continuamente anche noi stessi nell'avidità, nei consumi, nelle cose da fare, in una vera e propria bulimia di tutto ciò che ci circonda. Serve quindi una maggiore consapevolezza di cosa si consuma e spesso si spreca, ma serve anche una maggiore attenzione a come si produce. In campo agricolo negli ultimi anni si è assistito alla crescita del biologico, anche come strada per ridurre le esternalità negative della produzione. Ma chi produce rispettando l'ambiente in realtà deve oggi affrontare più difficoltà di chi invece inquina. E questo vale in agricoltura come nelle altre attività produttive. Non è giusto che ci si debba certificare per fare le cose bene. È giusto invece che chi ha la responsabilità oggi di un metodo di produzione che è fortemente impattante nei confronti dell'ambiente, sia per le modalità di coltivazione nel caso dell'agricoltura, ma abbiamo anche tante altre lavorazioni che non sono direttamente collegate all'agricoltura, che sono tuttavia impattanti, dalle emissioni di gas che alterano il clima, all'uso di pesticidi, all'uso di altri prodotti chimici inquinanti. Ecco, allora in questo caso direi è molto meglio ribaltare questa visione. Chi fa bene le cose ha immediatamente il diritto di proporle al pubblico ed è chi invece le fa male, o meglio si rende responsabile di un costo aggiuntivo che è il danneggiamento del nostro sistema ambientale, ecco che allora deve essere obbligato a rendere chiaro nei confronti del pubblico quali sono le sue filiere inquinanti e eventualmente pagare un prezzo per queste esternalità negative. Mercalli indica l'immagine di una pianta da coltivare con cura come metafora della crescita in ciascuno di noi della responsabilità attiva nei confronti del pianeta. Cominciamo dai semi e i semi in questo caso sono l'educazione, sono l'informazione. Poi ognuno di noi farà germogliare questa pianta in se stesso ed è ciò che forse i paesi del nord Europa che prendiamo a modello hanno fatto a partire da 40 anni fa e ne stanno già raccogliendo i frutti.